A due passi dalla settecentesca chiesa arciprettale di Santo Dalrico, in pieno centro storico, c'è un'antica strada che costeggia la parte più antica dell'abitato di Lavis, il Pristol. Sorge su una parte del tracciato della famosa strada romana Claudia Augusta, la principale tra le vie che un tempo collegavano l'Italia, la penisola italiana, con il centro Europa. Percorrendo questa stretta strada in salita, che per anni è stata l'unica via d'accesso che portava in Val di Cembra prima della costruzione della nuova strada, si incontra un piccolo capitello dedicato alla Madonna, collocato sopra il cancello di accesso a una campagna. In una nicchia ovale è ospitata una statua lignea della Madonna, del Rosario, con in braccio il bambino Gesù e attorniata da angeli. Sotto la nicchia appare l'invocazione Ave Maria. Il capitello fu costruito nei primi decenni del 1800 e ben poco si sa sulle sue origini. Il celebre brano La Madonnina è stato composto proprio a partire da questo piccolo manufatto. Infatti Italo Varner si ispirò precisamente a questo luogo per il testo della sua celebre canzone. Come dice il testo, è resta in toquetin de Madonnina. Infatti fino a poco tempo fa il manufatto era stato quasi completamente distrutto e fu solo nel 2005 che grazie al gruppo Alpini di Lavis quest'opera venne completamente ristrutturata ed è così che è potuta tornare visibile e integralmente questo manufatto così importante per la storia del paese di Lavis. Ricordiamo il maestro Camillo Moser a 35 anni dalla scomparsa. Il tempo di allora, di cui lui fu protagonista, oggi risulta lontano. Era una stagione pionieristica e più di tutti, forse, il maestro Camillo Moser diede impulso all'espansione della coralità e alla presa di coscienza del valore dell'esperienza corale. Direi che il lascito che oggi possiamo ancora raccogliere, qualcuno di noi naturalmente lo ricorda perché lo ha avuto come insegnante o come maestro di coro, il lascito che possiamo raccogliere è senz'altro la priorità del valore culturale dell'esperienza del coro rispetto anche al momento aggregativo o ludico, diciamo, di intrattenimento piacevole. Non che questo fosse escluso, naturalmente, ma quando negli anni 60, 60, 70 si sono moltiplicati i soggetti corali nella provincia di Trento, all'interno della federazione, c'era bisogno di creare una consapevolezza. Una consapevolezza sui repertori che andavano ampliati, andavano organizzati, andavano finalizzati, andavano soprattutto commisurati sulle possibilità reali delle unità corali presenti. Ecco, il maestro Camillo Moser ha svolto un ruolo decisivo in tutto questo. All'interno del Comitato Tecnico della Federazione è stato un attentissimo osservatore del mondo della coralità, è stato un compositore che ha fornito a quel mondo
un repertorio proprio sulla misura delle possibilità reali dei cori, quindi con la volontà di educarli, di portarli sempre più verso traguardi alti, ma tenendo conto realisticamente di quelle che erano le possibilità di un mondo ancora ampiamente amatoriale. Ed è stato un propositore di formazione musicale, perché attraverso i cori si esplicava e si esplica, come era nel suo pensiero, la migliore formazione musicale, la consapevolezza della propria fisicità nel momento del canto, la consapevolezza di appartenere a un collettivo che collabora per uno stesso obiettivo. La sua componente ideale, diciamo molto forte, la sua passione, la sua generosità, unita a un temperamento piuttosto timido e riservato, ne hanno fatto come dire, una presenza importante, ma forse non così appariscente come si potrebbe pensare. La sua vita riservata, di lavoro continuo, il suo studio della letteratura corale antica, era il centro della sua vita e al tempo stesso da quella vita riservata di studioso è diventato appunto questo stesso approfondimento della coralità antica in particolare, un grande dono che lui ha proposto al mondo musicale del suo tempo, sia come didatta all'interno del conservatorio, sia come didatta all'interno della Scuola Diocesana di Musica Sacra, sia soprattutto dal nostro punto di vista della Federazione come autore e direttore di cori. Infatti la sua scrittura come compositore non si discosta dalla tradizione, la reinterpreta in una chiave personale, ma non vuole certamente affrontare temi allora molto, come dire, in voga, della sperimentazione, della ricerca estrema, cioè non voleva assolutamente dissociare l'attività compositiva da quella che era l'attività esecutiva del coro, voleva appunto accompagnare attraverso un percorso di progressivo perfezionamento dei mezzi ai risultati più alti. E i risultati più alti poi significava soprattutto questo, avvicinare la grande letteratura polifonica della tradizione italiana in particolare. Ecco, attraverso i polifonici, attraverso i madrigalisti, i due gruppi che lui ha attivato a Rovereto, ma anche attraverso la Corale Città di Trento, c'è proprio stato questa introduzione forte, consapevole, di una ricerca sulla letteratura antica che diventava l'asse portante dell'attività corale. Cioè la polifonia, come oggi viene intesa, è stata introdotta sostanzialmente da figure magistrali come potevano essere la professoressa Iris Nicolini e lo stesso Camillo Moser. Di là del Brenner viene la città della che ispira di quell'aria che innamora e noi che l'abbiamo vista così bella desideremo di tornarvi ancora. Trentinella, che vuoi fare? Se sono di qua del Brenner non ti può sbasare. Trentinella, se son de qua del Brenner non te può sbasà. Camillo Moser nasce il 5 aprile del 1932 a Lavis. La sua casa natale si trova in Vicolo dei Ciuccioi, numero 9, proprio accanto al Giardino Bortolotti, un rarissimo esempio di giardino pensile ottocentesco. La famiglia di Camillo Moser era di origine lavisana e il padre, giovanissimo, trovandosi in difficoltà economiche, era emigrato in Germania per lavorare. Verso i 10 anni, rimasto orfano, Camillo Moser entra nel collegio dei padri cappuccini, dove canta nel coro. Ne diventerà poi responsabile musicale. Nella chiesa arcipretale di Sant'Udalrico ascolta la musica dell'allora organista della chiesa Giovanni De Vigili. Più tardi diventerà egli stesso organista del coro e fu proprio in questo contesto che conoscerà Rosetta, che diventerà sua moglie nel 1959. Dopo la maturità magistrale si diploma in pianoforte con Bruno Mezzena in canto corale e composizione, studiando fra l'altro anche con Renato Dionisi. A Milano approfondisce la direzione d'orchestra con Franco Caracciolo. Dal 1958 al 66 insegna presso le scuole elementari di vari centri del Trentino come Verla di Giovo, Sorni, Ponte Arche. Istituisce un'ora di musica obbligatoria al giorno per tutti i giovani studenti. In
In seguito ottiene la cattedra di teoria e solfeggio al liceo musicale Gianferrari, l'attuale conservatorio Francesco Antonio Buonporti, e la mantenne fino alla sua morte improvvisa avvenuta il 25 aprile del 1985. Confidava ai suoi colleghi che avrebbe voluto insegnare composizione, ma questo avrebbe forse richiesto di trasferirsi in un'altra città e Camillo Moser non avrebbe mai abbandonato il suo amato Trentino. Insegnò inoltre nei vari corsi della Scuola di Musica Sacra presso il Seminario di Trento. Collaborò attivamente per varie riviste di musica regionali e nazionali e fu componente richiestissimo di giurie e concorsi corali e di composizione. Membro attivo nella commissione del Festival di Musica Sacra di Trento e Bolzano, è anche consulente della RAI di Trento e poi membro del comitato tecnico della Federazione Cori del Trentino. Molte sono le compagini corali che dirige, tra questi il coro polifonico di Riva del Garda, la corale Città di Trento, i madrigalisti trentini. La scuola musicale di Lavis è sorta nei primi anni Ottanta proprio grazie alla collaborazione del maestro con Tarcisio Chini. Molti sono stati anche i premi meritatissimi ricevuti in vari concorsi regionali e nazionali. La sua opera vanta circa 600 opere. Quasi 400 sono composizioni dedicate al coro e più di 200 canti popolari, fra cui 84 composizioni originali e 144 armonizzazioni. Celebri spiccano alcuni brani come Le Dolomiti, La Cava e soprattutto la notissima Madonnina, con le parole del suo intimo amico e compaesano Italo Varner. Nel 1964 ha curato la trascrizione delle canzonette di Felice Anerio e tre anni dopo aveva dato alle stampe una raccolta di 12 canti infantili dal titolo Bambini si canta. Tra le composizioni di più ampio respiro ricordiamo la Messa di Santa Cecilia del 1959, i due oratori per orchestra e voci miste, la Santa Croce, composto su un testo del 1700 conservato presso la parrocchia di Lavis, e Acatistos, su un antico inno greco alla Vergine Maria. Quando morì aveva terminato i primi due tempi di una sinfonia. Il suo nome trova un meritato spazio nel grande dizionario musicale Utet.